Buonasera e benvenuti a Toscana TG. Avete visto e sentito poco fa i titoli del nostro sommario. Apriamo con la cronaca. 3 mesi dalla scomparsa di Cata, la piccola peruviana di 5 anni, scomparsa appunto dall'ex hotel Astor il 10 giugno scorso. Ora ci sono 5 indagati proprio per quello che sembra essere stato un rapimento, se non altro. Questa è l'ipotesi più battuta negli ultimi giorni. L'apertura, perché fra questi 5 indagati ci sono anche 2 zii della bambina, Nadia Tarantino. 5 indagati, 2 trolley, un borsone e tracce di una sostanza che potrebbe essere sangue. È il riassunto di un'altra giornata di indagini sulla sparizione di Mia Cataleya Ciclo Alvarez. Per tutti Cata, la bambina peruviana di 5 anni vista per l'ultima volta il 10 giugno nel cortile dell'hotel Astor in via Maragliano a Firenze, dove viveva con la famiglia. Una giornata convulsa che potrebbe rivelarsi decisiva per sapere che fine ha fatto la piccola. Tra gli indagati, 4 uomini e 1 donna, anche lo zio materno di Cata, Argenis Abel Alvarez Vasquez, 29 anni, detto Dominique, già arrestato con altre 3 persone all'inizio di agosto con l'accusa di aver gestito il racket degli affitti nell'albergo occupato e del tentato omicidio di uno degli inquilini abusivi, e uno zio paterno, Marlon Edgar Ciclo, 19 anni. Indispensabile la notifica degli avvisi di garanzia per procedere, ha spiegato la procura, ad accertamenti tecnici irripetibili sul borsone e sul trolley che 3 degli indagati hanno trasportato fuori dall'Astor il giorno della scomparsa di Cata, coprendo un tragitto controllato dalle telecamere e sui rubinetti dei bagni di 3 stanze in uso agli altri 2 indagati e nei quali, ancora la procura, sono state individuate tracce di una presunta sostanza ematica nel corso della perquisizione effettuata il giorno dopo la sparizione della bambina. In particolare saranno fatte perizie per accertare la presenza di materiale biologico e per estrapolare l'eventuale DNA da comparare con quello di Cata. L'ipotesi è che Cata possa essere stata portata fuori dall'Astor, nascosta nel borsone o nei trolley che per dimensione, ha detto la procura, avrebbero potuto occultare la bambina e che tra l'altro sono gli stessi utilizzati dalle medesime persone una settimana dopo, durante lo sgombero dello stabile. Un'ipotesi che potrebbe trovare un appiglio nell'esito delle analisi sulla sostanza rintracciata nei rubinetti. È sangue e nel caso di chi? E ancora, nelle camere occupate dagli indagati c'è traccia di un passaggio di Cata? Lo diranno le perizie. Sono ormai, dicevamo, in apertura 3 mesi che si sono perse le tracce della piccola Cata. Cerchiamo nel prossimo servizio di ricostruire le tappe principali di un'inchiesta a dir poco difficile. In attesa delle perizie disposte dalla procura che oggi ha indagato 5 persone per il sequestro a scopo di estorsione di Cata, l'hotel Astor sarà nuovamente passato al setaccio e questa volta anche con operazioni di scavo. Qualcosa potrebbe essere sfuggito durante i sopralluoghi di giugno e allora si tratterebbe solo di rigoroso scrupolo, oppure in queste settimane di indagini serrate potrebbe essere maturato un quadro che spinge gli inquirenti a cercare ancora nell'enorme stabile di via Maragliano. Cata, ripresa da una telecamera collocata in via Boccherini e puntata sul cortile dell'albergo, l'ultima volta è stata vista sulle scale. Erano le 15:13 del 10 giugno. La procura indaga a tutto campo, si fanno perquisizioni, si fanno interrogatori, si cerca, si ascolta, si riprendono in mano i verbali degli interventi di polizia e carabinieri, più volte chiamati in via Maragliano per sedare liti e discussioni. Un'inchiesta che si intreccia con gli arresti di 4 peruviani, tra i quali lo zio materno di Cata, accusato di essere tra i gestori del racket degli affitti all'interno dell'Astor. Gli inquirenti ricostruiscono un giro di soldi estorti agli occupanti, di richieste di denaro con tanto di minacce e aggressioni e aggiungono l'accusa di tentato omicidio di uno degli inquilini abusivi, un ecuadoregno che alla fine di maggio si lanciò dalla finestra per, raccontò poi alla polizia, sfuggire alle minacce di morte di un gruppo di peruviani armato di mazze da baseball. Un clima di violenza. Chi ha abitato all'Astor parla di guerre tra bande, di contrapposizioni
tra sudamericani e romeni. Tra le piste seguite dalla procura anche quella di una vendetta, di un regolamento di conti. I genitori di Cata hanno sempre insistito sullo scambio di persona, la loro bambina presa al posto di un'altra, portata via al posto del vero obiettivo. Nel mirino finisce una bambina peruviana della stessa età di Cata, figlia di una donna la cui casa fu perquisita nell'ambito di un'inchiesta della procura di Firenze su un giro di droga che lo scorso anno portò all'arresto di un altro zio della piccola scomparsa. La donna e la figlia poi andarono a vivere proprio in una delle camere dell'ex Astor. La settimana scorsa la procura ha aperto la procedura derogatoria internazionale per interrogare proprio quello zio di Cata, attualmente rinchiuso nel carcere di Lima. Grave incidente oggi pomeriggio per un uomo di 66 anni in località Capanne del Monte Sagro a Carrara, sulle Alpi Apuane. L'uomo sarebbe caduto inciampando in un sentiero a circa 1400 metri di altitudine. Nel cadere la persona ha riportato un forte trauma cranico ed è stato trasportato in gravi condizioni dall'elisoccorso Pegaso al Cisanello di Pisa. Voltiamo adesso pagina, parliamo di lavoro giovanile. Secondo uno studio della CISL, vivere a Firenze oggi è diventato praticamente impossibile. Firenze non è una città per giovani, almeno non per giovani lavoratori, il cui stipendio medio è inferiore al costo dell'affitto di un appartamento di 35 metri quadrati. È uno dei dati che emergono da uno studio commissionato dalla CISL di Firenze Prato, che analizza il presente e il futuro, concentrandosi su tre filoni: giovani, lavoro e casa. Commercio, ristorazione e turismo sono i settori che maggiormente richiedono manodopera giovanile, ma sono anche quelli che pagano meno. Al problema dei salari si aggiunge quello demografico. Secondo lo studio, le persone in età lavorativa saranno 38.000 in meno tra 10 anni. Un circolo vizioso che va spezzato, secondo la CISL, investendo nella formazione. L'invito a politiche e iniziative più incisive è rivolto sia alle istituzioni che agli stakeholders della città metropolitana, soprattutto in vista del le elezioni amministrative che si terranno il prossimo anno. Il mismatching tra domanda e offerta di lavoro è difficile, non sta funzionando, ma questo è accompagnato anche da un invecchiamento della popolazione. Allora c'è bisogno di politiche formative, di orientamento e di lettura del fabbisogno del territorio. Perché? Perché dobbiamo crescere in competenze. Spesso noi abbiamo i giovani che entrano nel mondo del lavoro, ma troppo velocemente ne escono. Il Comune di Firenze avvia con ENGI il più importante programma di riqualificazione energetica della città. Firenze è una delle 100 città selezionate dalla Commissione europea tra quelle che possono raggiungere la neutralità carbonica con 20 anni di anticipo rispetto agli obiettivi europei nel 2030 invece che nel 2050. Visto che la dispersione energetica degli edifici pesa per il 45% sui consumi, un aiuto verso il raggiungimento di questo scopo è l'accordo che il Comune di Firenze ha firmato con ENGI per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Nei prossimi 9 anni la multinazionale dell'energia metterà mano a 461 edifici di Firenze, dai più recenti a quelli storici vincolati dal regolamento UNESCO, con interventi mirati. Pannelli solari ove possibile, adeguamento degli impianti termici e dell'isolamento. I numeri: 152 scuole, 7 musei, 302 tra biblioteche, impianti sportivi e luoghi di cultura, 3.000 lampade a LED, 142 centrali termiche sostituite con generatori di calore ad alta efficienza, 9 impianti fotovoltaici, 684 pannelli. La maggior parte di questi interventi sarà realizzata entro il prossimo anno e mezzo. È stato calcolato che grazie a questa riqualificazione il risparmio nei prossimi 9 anni sarà del 30% per l'energia termica e del 20% per quella elettrica. La CO2 diminuirà di 45.000 tonnellate, pari a quella che, sempre in 9 anni, viene assorbita da 250.000 alberi. ENGI opera già in 24 comuni toscani, soprattutto sull'illuminazione, ma questo è il progetto più articolato e importante. 9 milioni l'anno l'investimento di risorse comunali, 20 i milioni messi da ENGI. Prato per un giorno sarà la capitale della moda sostenibile. Giovedì in città imprenditori ed esperti di livello internazionale. Misurazione dell'impatto ambientale, trasparenza della filiera, applicazione diffusa del passaporto digitale di prodotto, novità normative. Sono i 4 temi attorno a cui giovedì pomeriggio si confronteranno i marchi della moda, i distretti tessili, le aziende e le associazioni di categoria
grazie a For Sustainability per la 10ª edizione dell'evento dedicato alla transizione del sistema moda verso la svolta green. L'organizzazione, la Process Factory, ha deciso di tornare dove tutto è cominciato, il lanificio Fratelli Balli, luogo iconico perché ha fatto la storia del distretto e perché vede il suo futuro nella sostenibilità di processo e di prodotto. L'evento si intitola On the Road perché sarà all'aperto tra i corridoi d'asfalto che dividono un capannone dall'altro all'interno del maxi complesso del fabbricone. L'anificio Balli apre praticamente le porte ai distretti, perché poi abbiamo anche la possibilità di dire che saranno presenti tutti i distretti, diciamo, nazionali, per un tavolo di confronto. Quindi cambiare l'approccio vuol dire che in ogni caso qualcuno si è messo in discussione, no? È Prato che torna alla ribalta. 6 gli indicatori dell'impatto che periodicamente vengono misurati dai clienti e enti di certificazione dell'azienda di Via Bologna, 100 dipendenti. Acqua, energia, emissioni in atmosfera, chimica, tracciabilità, persone e materiali. È un modello di filiera, quindi si applica a tutte le aziende della filiera, dalla più piccola alla più grande. Per il sindaco Bifoni questo è il passaggio obbligato per il futuro del distretto, che tra l'altro da secoli fa economia circolare attraverso il riciclo della lana. Adesso Prato si propone al mondo come modello, come sistema in un settore, quello della moda, che è importante nel sistema economico italiano e vorrei dire europeo. Investimenti anche occupazionali per il porto di Livorno, che diventerà così uno degli snodi commerciali più importanti d'Italia. Rachele Campi. Pianificare, gestire e amministrare sono le opportunità date dal corso rivolto a 25 diplomati e laureati di età compresa tra i 18 e i 35 anni, organizzato dall'autorità portuale di Livorno, dalla Camera di Commercio e dalla Fondazione ISIL. Il sistema portuale è in espansione e merita investimenti anche in chiave occupazionale, con giovani che vogliono intraprendere un percorso lavorativo legato alla logistica. Avranno in 2 anni l'opportunità di fare momenti in aula, confronti con docenti che vengono e provengono in gran parte proprio dal mondo delle imprese, e esperienze dirette sul campo, sia nel mondo portuale sia in eventi internazionali e nazionali. È molto alta la media delle persone assunte in azienda una volta terminato il corso, che ha una durata di 2 anni. Le nuove leve saranno una spinta ulteriore al sistema che tra qualche anno diventerà centrale nel Mediterraneo, con l'ampliamento a mare della Darsena Europa, una maxi infrastruttura con il quale il porto punta ad aumentare i traffici in container e rotabili. Parliamo del progetto Darsena Europa, quindi con un nuovo porto a disposizione della logistica, soprattutto per le navi di grandi dimensioni, e quindi con un recupero sostanziale di traffici per l'area livornese, ma anche di un sistema integrato tra porto, interporto e la logistica, che include anche ovviamente l'aeroporto e le aree vaste di Livorno, Viareggio e Pisa, che diventa una realtà sostanziale. Se questo poi lo vediamo una visione più allargata, integrata con le strutture ferroviarie toscane, non ultimo rifacimento per esempio delle gallerie sulla linea Prato-Bologna, e quindi con collegamenti che si stanno sviluppando anche quelli con progetti di grossa dimensione che verranno realizzati, ecco che nei prossimi anni le prospettive sono veramente di un cambio di passo della logistica, non solo sul territorio livornese o toscano, ma anche a livello nazionale, direi. Restiamo di fatto in ambito di commercio. Boom di chiusure nel centro storico di Pistoia. C'è preoccupazione nel mondo del commercio pistoiese per la chiusura di tantissimi negozi del centro storico, alcuni anche di marchi molto conosciuti. Un fenomeno che si è particolarmente accentuato tra luglio e agosto, con decine di saracinesche abbassate e cartelli vendesi o affittasi esposti sulle vetrine ormai vuote. C'è una fase che prevediamo purtroppo da ora, ma anche in prospettiva nei prossimi mesi, di una contrazione dei consumi. A nostro avviso sono necessarie iniziative forti di sostegno al settore, ma anche una necessità di generale interventi sulla detassazione e su quelli legati al cuneo fiscale, ma anche ad interventi che saranno correlati a nuovi rinnovi dei contratti di lavoro, in modo tale da ricreare la condizione per avere consumi all'altezza per la tenuta delle attività commerciali. Il mondo del commercio indubbiamente sta cambiando, lo dico da assessore ma anche da commerciante, è sempre più difficile fare questo lavoro, la
diciamo, concorrenza veramente spietata internazionale anche per un piccolo negozio. Credo però che si debbano fare dei distinguo. Se da una parte ci sono inevitabilmente delle linee di commercio che vanno esaurendosi, dall'altra parte per fortuna molti di questi negozi poi vengono occupati da nuove attività di diverso tipo, ma comunque legate al mondo commerciale. Il compito del Comune deve essere quello di rendere la vita più facile possibile agli operatori, di animare la città al massimo delle nostre possibilità. Questo è quello che stiamo facendo, coerentemente però con dei processi, direi, globali che, di cui dobbiamo per forza tener conto. Lezioni anche nei container per molti studenti del Pistoiese, la causa ai cantieri per la messa a norma delle loro strutture scolastiche. È un anno scolastico quello che sta per iniziare a Pistoia, all'insegna degli interventi per la messa in sicurezza delle strutture, come ha sottolineato il presidente della provincia Luca Marmo, incontrando il provveditore e alcune dirigenti scolastiche nella sede dell'ufficio scolastico provinciale. Interventi per quasi 40 milioni di euro, ha sottolineato il presidente Marmo, che da una parte assicureranno entro 3 anni la messa in sicurezza di molti plessi, ma che per ovvie ragioni procureranno anche qualche disagio agli utenti. Un anno scolastico da questo punto di vista sicuramente desueto, perché ovviamente la gestione dei cantieri implica modalità organizzative che saranno necessariamente diverse da quelle che abbiamo conosciuto e per certi aspetti anche di maggior disagio, ma l'aspetto positivo è che finalmente sullo sfondo abbiamo una serie di cantieri che sono in buona parte partiti, altri in corso di partenza, di qui a qualche settimana barra mese. Per far fronte agli interventi ci saranno anche alcune classi che verranno ospitate nei container. Non solo nei container, ma anche, diciamo, in alcuni immobili alternativi che abbiamo messo nella disponibilità dei nostri istituti scolastici. Il modello è quello che combina appunto l'utilizzo dei moduli con strutture che abbiamo reperito in questi mesi di lavoro. Qualche preoccupazione sul fronte del Covid, visto l'aumento significativo dei nuovi casi, anche se, come ha precisato il provveditore, al momento non ci sono disposizioni particolari in merito. Al momento non ci sono disposizioni, sapete sicuramente dai giornali, dalla stampa nazionale, che insomma, il problema è stato sollevato, però non sappiamo appunto se ci saranno delle indicazioni dai ministeri competenti. Agli hangar creativi di Livorno dal 14 al 16 settembre, seconda edizione di Strabilianti, la manifestazione che unisce la disabilità allo sport. Agli hangar creativi di Livorno torna la manifestazione dello sport paralimpico Strabilianti. Sport, grandi ospiti e puro divertimento per vincere la sfida di un mondo più inclusivo. Sono stato uno sportivo, ho fatto sport e sto cercando sinceramente uno sport da poter fare in concomitanza con i miei, diciamo, con le mie nuove esigenze, quindi insomma io credo che queste manifestazioni, anche per vedere nuovi sport, nuovi tipi di ausili eccetera, siano importanti. Un sogno dedicato a tutte quelle persone che nella vita e non solo nello sport hanno saputo raccogliere una sfida e vincerla. La missione di Strabilianti è quella di raccontare tutte quelle storie che coinvolgono la disabilità e che possono essere trasformate in storie di ordinaria bellezza. La disabilità capita nella vita, capita alle persone magari che sono a noi vicine, e noi abbiamo pensato che promuovere la cultura e promuovere lo sport per persone con disabilità e lo sport come mezzo per stare meglio, per risolvere certe situazioni che alcune volte sembrano irrisolvibili, sia qualcosa davvero di cui parlare. La serata di Toscana TV si apre alle 21.30 con la finale dello show Dilettando, condotto da Carlo Sestini da Grosseto. È tutto. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci alle prossime edizioni.